Bene, siamo ripartiti. Ho rimandato l'invito alla cara Stefania Zuccari, che stasera sarà nostra ospite. Quindi adesso aspettiamo che tutti quelli che sono collegati si ricollegano, ripartiamo. Vediamo un attimino. Eccoci, perfetto, è arrivato un like, quindi vuol dire che ci siamo. Ecco, ci stiamo ricollegando. Forse questa è la volta buona. Ciao Alessia, sei stata la prima. Bene, 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 bene. Quindi, Stefania, ti ho rimandato l'invito, io ce l'ho qua segnato, quindi sicuramente ti deve essere arrivato. Ti deve essere arrivato. Quindi dovresti solo accettarlo a questo punto. Stanno ricollegando pazientemente tutti. Ok, benissimo. Ok, vediamo un attimino. Vediamo un attimino se si riesce a collegare, Stefania. Ti ho mandato proprio l'invito, eh. No, per il momento non è ancora arrivato niente. Intanto stanno risalendo tutti. Ti ho proprio mandato l'invito. Mandato. Questo quando io dico che veramente Facebook è una cosa, perché non ho altre possibilità, capito? Più che fare questo non posso fare, Stefania, onestamente. Proprio non c'è. Non c'è altra possibilità. Mi dispiace. Perché ce ne sono altri che non schiacciate gli altri il lumino verde per partecipare, non è aperta a tutti, è aperta solo e soltanto a Stefania Zuccari. Quindi Franca che ha chiesto di entrare, Frolla che ha chiesto di entrare, non è possibile, non è aperta a tutti. Può entrare soltanto se riesce la Stefania Zuccari, che ahimè vedo che non riusciamo. Dopo tante dirette, Ivana, non posso farti entrare. Ah, beh, questa proprio non è. Abbiamo fatto tante dirette. Stefania dice: io schiaccio e mi appare la richiesta. Però a me non mi arrivano tutte le richieste di tutti, guarda, almeno la tua, tutti. Paradossalmente, guarda, che è quella che vorrei far entrare. Non so cosa fare di più di così. Sono uscita, rientrata, sono ripartita, ma non so più cosa fare. Cioè, farlo per la terza volta, sinceramente. Tu dici che hai fatto. Fatto, Stefania, fatto. Ok. Allora, perché a me invece non me lo dà? La richiesta? Probabilmente si accavallano le richieste, c'è cioè, troppe persone che hanno richiesto. Però io ti ho mandato anch'io l'invito, quindi dovresti anche tu avere il mio invito, eh? Perché l'ho fatto prima di partire con la diretta. Ti ho mandato Stefania la richiesta. Laura ha chiesto di entrare. Stefania, prova tu adesso soltanto tu a uscire, rientrare e richiedere ancora un'altra volta quell'omino verde. Prova a fare così. Riproviamo, facciamo un ultimo tentativo. Perché non saprei come fare diversamente. Ok, aspetta. Eccola qua, perfetto, ce l'hai fatta, grande, immensa. L'ho chiesto a Bene. Renato, l'ho chiesto a Renato, mi dai una mano? Dopo chiederglielo prima, lo. Cara, io l'ho sempre pigiato questo omino verde e mi appariva, in via richiesta, io lo inviavo, però non appariva, non so che No, dirti. sai cos'è, no, sai cos'è Stefania? Che io lo continuo a dire che Facebook ultimamente dà, capito, Lo purtroppo so, dà sentenze problemi a brutte. tutti, ho visto anche prima. L'altra trasmissione c'erano problemi. Esatto, infatti è per quello che sto cercando anche su YouTube di aprire un mio canale, perché comunque non ne posso più, capito, di Hai questi ragione, disservizi. brava.
Ecco, perché già è difficile, capito, che siamo lontani tutto in videochiamata, più tutte le problematiche, anche se fai le cose correttamente, perché ho fatto anche il Certo. tentativo, capito, di chiudere, di aprire, di rientrare, vabbè. Io Comunque, dai, l'importante è che perlomeno 10 volte avevo pigiato questo omino verde e mi pensa a te. appariva in via richiesta e cliccavo e la mandavo la richiesta. E invece a me non veniva fuori niente, che mi venivano Non fuori so che tutti che dirti. mandavano le richieste per entrare, cioè Alla tutti, fine mi è capito, tutti che apparsa la mandavano. tua che non vedevo e allora ho cliccato. Ecco. Vabbè, dai. Brava, meno male, ce l'abbiamo. Senti, l'importante è il risultato, sempre lo dico, Sì. mai mollare, mai. Mai. assolutamente in tema con quello di cui dobbiamo Mai, parlare mai stasera. mollare. Mai mollare, esatto. Dunque, allora, Stefania, allora io vorrei intanto che presentare a tutti Stefania, che è una persona che io ho conosciuto attraverso una diretta, perché io e lei non ci conoscevamo Sì, è vero. assolutamente. Nessuno conosceva l'esistenza dell'altra persona, però qualcuno ha fatto in modo che ci conoscessimo, perché Sì, già. il suo figliolo, che si chiama Renato, è arrivato con un messaggio per la sua mamma, in cui lei subito l'ha riconosciuto quella sera, io me lo ricordo, e adesso io lascerei veramente a lei raccontare un po' la sua vita, il suo percorso, perché io lo conosco, ma voi non lo conoscete, ecco, Beh, tutto. però tu potresti iniziare in quanto... Allora, io non avevo mai seguito, sono 16 anni ad agosto che Renato è andato nell'oltre, però non mi ero mai sapevo tutto di tutto della metafonia, tutto quanto, però non avevo mai seguito questi programmi. È stato durante il secondo lockdown che sono capitata su Focus. Un giorno mi appare in metafonia, clicco. Dopo che avevo avuto una discussione con delle donne mie amiche, proprio sui messaggi, e Hilde ha cominciato a parlare, poi gli ha domandato: ma chi sei, Renato? Perché disse: ambulanza ciabatte. Te lo ricordi? Ma io fino ad ambulanza ciabatte non è che potevo capire. Poi quando ha detto dei lupi e quando lei tu hai detto: ma tu chi sei, Renato? Ho detto: sì, va bene il mio. Eh sì, perché lui ha detto, purtroppo, sì, aveva detto, ho incontrato il lupo, ho incontrato il lupo, cioè come per dire il male, no? Perché chiaramente adesso questa cosa la spiegherai tu, Stefania, ha tutto un senso, no? E poi in fondo il messaggio aveva detto, ho onorato il padre, e anche questo è Sì, stato un messaggio certo, forte. c'è un senso preciso che C'è un solo io senso potevo preciso. sapere. Esatto, Solo in io lo cui potevo continua. sapere. Come fanno sempre nei messaggi, che dico, io purtroppo spesso non riesco a capire i messaggi perché sono un po' stringati, no? Quindi Certo. simbolici. E solo Certo. chi li riceve riesce a capire se è il suo, perché ci sono dei riferimenti precisi come in questo caso. Cioè, Ma tu hai capito addirittura immediatamente. alla fine del messaggio c'era la risposta alla, diciamo, piccola discussione, ma buona, voglio dire, una discussione buona, con le donne del mio comitato. Di una in particolare che lui ha risposto: è tutto vero, male per chi non crede. Questo non me lo ricordavo, vedi Con Stefania, questo vedi qua. ha terminato la comunicazione. Ah, ecco, vedi, quindi era proprio, È cioè, tutto vero, male per chi indiscutibile. non crede. Allora, Renato era andato ad un concerto di musica reggae. Era una notte, era una sera di agosto. Io veramente, sinceramente, non lo sapevo che andava a questo concerto perché c'era la partita della Roma e Renato era innamoratissimo di Laura. Quindi si dividi a casa tutti quanti, ci baciammo, salutammo, e mi dice: io rimango da Laura a dormire. Io posso dire che quella notte verso le 3 di mattina iniziai a piangere e dire: che cosa mi sta succedendo, che cosa mi sta succedendo. Va bene, finché alle 8:30 non arrivò la telefonata sul display Laura, che mi diceva: corri, corri, corri in ospedale. Mi diceva: qua all'ospedale perché Renata è stata accoltellata. Arriva in ospedale e lui era già in sala operatoria perché ha vissuto 5 ore in perfetta conoscenza Renata. E niente, io lo sapevo che sarebbe morto, cioè in quel momento io lo sapevo, dicevo sempre: muore, 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 muore. Vabbè, finché non si è aperta quella porta del blocco operatorio e mi hanno dato questa Andato. notizia, no? Lo schianto fortissimo, e che io ricordo perfettamente che caddi per terra, dicevo: non è possibile un dolore così per tutta la vita. Però vi devo dire, io mi rivolgo a tutte le persone che sono in linea. Io mi ricordo
che quando ci permisero, perché era sotto autorità giudiziaria, quando ci permisero di vederlo, a me e al fratello di 7 anni più grande, io mi ricordo che mi fermai proprio dentro questa piccola camera, guardavo il fratello e gli dicevo: Dario, promettimi, promettimi, giurami, giurami, giurami che tu non farai mai niente. Non ti... Dario, giurami. Lui non riusciva a parlare e poi alla fine abbassò gli occhi e mi disse: te lo giuro. Quel giorno davanti all'ospedale c'erano tutti i suoi amici, tutti i suoi compagni, tutte le sue amiche, tantissima, tantissima gente, perché si era sparsa la notizia immediatamente su tutta Roma. E quindi io ricordo anche di aver detto un'altra cosa, sulle scale dell'ospedale. A tutte queste persone dissi: questo sangue me lo riprendo io, il mio figlio me lo riprendo io. A voi vi lascio la sua musica, perché Renato si era appena laureato in ingegneria della robotica. E vi lascio il suo sorriso, la sua musica e i suoi occhi, perché Renato ha gli occhi meravigliosi. Pensa che io non voglio nemmeno una manifestazione, niente, non voglio niente. Ho detto: dovete fare così. E così fecero. Così fecero, il percorso è stato lungo, è stato un percorso, perché io ho avuto anche, poi alla fine l'hanno presi, è stato lungo perché tra i vari tribunali, tutto quanto, io li vedevo, queste persone, genitori, insomma, delle situazioni forti. Per me è stato, di Renato ho avuto tantissimo, sinceramente da subito ho avuto tanto, tutte le dimostrazioni che c'era, anche perché io mi ricordo che quando lo seppi dissi urlando: vai, vai, non ti rivoltare, vai dove devi andare. Questo glielo dissi immediatamente: vai dove devi andare. È stato un percorso lungo perché alla fine ho capito, innanzitutto la prima cosa che ho capito è che dovevo camminare con l'amore, perché con la rabbia e con l'odio non è possibile costruire, e io volevo costruire per Renato. Infatti gli ho costruito, abbiamo costruito tantissime cose, tante tante cose. Anche con il Comune di Roma. E quindi che cosa ho dovuto fare? Ho dovuto fare un lavoro molto grande, per poter perdonare loro, sì, gli assassini, quelli che hanno per 8 volte inferto sul corpo di mio figlio le coltellate, ma più che altro perché ero io la prigioniera di me stessa. Essendo io la prigioniera di me stessa, dovevo perdonare me stessa, quindi accettare questa cosa. Io dovevo accettare che il fatto era accaduto, e ci ho messo un po' di tempo, un po' di tempo ce l'ho messo, quindi poi è avvenuto questo perdono. Sì, me lo sono pure, l'ho pure scritto su un foglio per ricordarmelo. È stata immensa, perché davanti a un atto così violento, capito, la ribellione è umana, capito? E Cioè, questo è il padre avete onorato per questo motivo. E questo è il esatto. motivo per cui mi ha scritto il padre, avete onorato. Perché comunque è la verità, sei stata molto forte, sei stata veramente, perché insomma è un dolore che è inimmaginabile, ecco, dico, questa è l'unica parola. E capisco perché lui sia venuto con tanta forza per farti capire che, capito, perché quel giorno lì tu hai avuto quella discussione con le tue, diciamo, La col tuo sera prima gruppo, di una la sera persona prima. che è stata molto male. E poi vabbè, io sentii dentro di me che avevo un messaggio per lei che mi diceva: no, adesso farà quella cura e poi andrà tutto bene, non ci sono problemi, risolverà tutto, non la dovranno nemmeno operare. E così è stato. Infatti, vedi. E lei però mi ha detto: Sì, io però perché c'ho sempre dei dubbi. Ho detto: poi, sai, sono tutti un po' Santommaso, anche a me succede. Io ho delle persone che veramente, anche nelle dirette, anche fuori dalle dirette, hanno avuto delle prove, secondo me, straordinarie, però, malgrado questo, continuano a cercare, no? Che questa è la cosa che io dico. Invece il messaggio, secondo me, deve essere, come nel tuo caso, una pietra d'angolo per poi partire, capito? Non una ricerca infatti, affannosa di un messaggio, ecco. è tutto un lavoro che si fa con se stessi. È un grosso lavoro, una grossa Non sarà fatica, tutto facile, quanto, certo. ma bisogna per forza
Se c'è stato qualcosa, certo la rabbia è normale che ci sia, intendiamoci bene, io non è che ho sdoganato niente, mi sono dimenticata di tutto, no, no, io ricordo tutto e non è che ho sdoganato, voglio dire, ho semplicemente perdonato, perché perdonando loro perdonavo me stessa, mi davo la possibilità di poter continuare a vivere e creare qualche cosa. Eh sì, è stata grande veramente. E grande anche Renato, a parte quel ragazzo bellissimo, perché ho visto le foto, ti ricordo Bello. che me l'avevi mandata dopo che ci siamo È conosciute, una veramente meraviglia, è una meraviglia. bello, come due occhi stupendi azzurri, me lo ricordo. Non so se c'è una foto a far vedere, ma è di una bellezza stratosferica, capito? Bello fuori e dentro. Guardate, aspetta, ma tiralo un pochino più in alto, aspetta. Vai, 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 ancora, 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 alzati ancora, 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 ecco, vai ancora un po', ancora un po', ancora un po', guarda che occhi meravigliosi, guarda, bellissimo, veramente, me lo ricordo, Allora, guarda, qui una era meraviglia. era pochi giorni prima, no, che accadesse, era con Laura, col suo grande amore, in Umbria, o in Toscana, non mi ricordo, e lei scattava delle foto, no? E poi gli mise questo fazzoletto suo, che era suo, questo foulard, Sì, glielo così. mise tipo arabo, così, e gli Esatto. scattava le foto. Allora, io vi posso dire che in queste foto, sono tre che gli fece quella sera, che, con questo foulard. Le prime due, perché lei gli aveva detto guarda la luna, le prime due si vede che guarda la luna, la terza il fazzoletto è diventato bianco perché era rosa e la luna gli si è posata sulla testa. Questa foto è tridimensionale, io da dove passo, cioè in casa, no? Che lo osservo, lui da qualsiasi parte tu lo guardi è sempre, ti segue con lo sguardo. Eh sì. E poi Ecco perché ascolta, si... una Dimmi. cosa quello di Stefania, anche quell'altro che poi è venuto un'altra volta, Renato, una Diglielo. lieta, da dirlo tu, no, raccontalo tu, perché Ma ti lo racconto tutto racconta. io. Allora, era già iniziata la guerra e tutto quanto. Questo qui perché c'è un motivo, no? Allora, quella sera c'era una diretta di Hilde e io avevo sentito dire che anche gli aborti ci sono. Allora, pensai tra me, ho fatto io ho avuto un aborto, fatto che l'avevo chiamato Lorenzo. Allora mentalmente dissi, no, parlando con loro da sola chiaramente, dissi, va bene, allora se ci siete, se ci sei Lorenzo, dimmi qualche cosa di questa guerra. Quella notte venne Renato che disse, siamo insieme. Poi dopo un po' venne, ci sono Lorenzo. Ti ricordi che disse, è un crimine? No, vabbè, tu non te lo puoi ricordare, ma io me lo Oh. ricordo. È un crimine, e quindi ho detto, è mio. Dopo un po' che aveva fatto Hilde altri contatti, di nuovo è tornato lui e ha detto, ci sono ancora io e io sono importante come Renato. Sono il fratello di Renato e sono importante come lui. Qui Penso, col c'erano nome delle e quella persone in cosa. dirette che sanno che è vero, che se lo ricordano. Esatto. Quindi c'era capito tutto col nome, dicendo il nome da fratello, capito? Quindi non solo Sì, Renato, ma anche fratello, quindi sono il meraviglioso, no? fratello Quindi, di Renato. vedi questa cosa, Stefania, è importante dirla, non tanto perché quando io dico siamo tutti in un unico abbraccio quando faccio queste cose, le In un metafonie, unico, sì. perché non c'è divisione, capito, fra il cuore e il pensiero, cioè superi la materia, vai oltre, vai proprio oltre, capito? Quella tua forza del Certo. tuo cuore. E quindi si supera veramente qualsiasi barriera e addirittura veramente loro spesso rispondono ai pensieri, neanche a quello che si dice a voce alta, ai pensieri. Ma più di una volta ho avuto questo. Certo che è Hai così. capito? Ecco perché quando dico non state a chiedere, perché comunque se devono arrivare, arrivano, se hanno il permesso, arrivano, perché è questa la verità. Non è che Io c'è. mi ricordo che 30 anni fa andai proprio nella mia zona dove abito di Roma, mi aveva chiesto una mia amica, senti, vai a questa cosa di metafonia, perché l'ho promesso a un suo conoscente, a un suo carissimo amico, però io non posso andare che aveva perso un figlio. Io andai, poi la chiamai e dissi, scusa, ma dove mi ha mandato? Lì c'era tutta una cosa forte, mi potevi avvisare. Quindi io lo sapevo perfettamente della metafonia, non è che non sapessi di queste cose. Eh E sì. di Renato sì, ho avuto dei segni, certo, a volte fa, con le candeline fa dei cuori, insomma, in tante maniere si esprime. Esprime sicuramente. Poi tu hai Adesso sviluppato una grande saluto sensibilità. pure Lorenzo, perché visto che c'è pure lui, proprio mi Eh sì, sembra brutto. esatto, perché è vero.
Hai assolutamente ragione, Stefania, perché sono assolutamente presenti e sono convinta che anche questa tua testimonianza loro ne saranno felici, perché non possono che essere felici quando noi testimoniamo l'impossibile che diventa possibile, no? Quello che chiaramente, come hai trovato tu difficoltà con questa signora, io spesso, no, mi trovo, una volta in un messaggio mi dissero: Ilde, tu devi far vedere che orbo, come per dire, quelli che non vogliono vedere, che non credono, tu gli devi far vedere Certo, che cosa è possibile, ed è vero, per è quanto possa tutto sembrare. vero, tutto, tutto, tutto vero, Per quanto tutto tutto vero. possa sembrare straordinario, ma è vero, è assolutamente Certo, ma vero. poi io adesso non è che voglio parlare di religiosità nel senso che vale per i cattolici, cioè vale per i cristiani, non vale per l'induista, per qualsiasi, Un cioè Dio universale, è certo, universale, quello. l'energia è universale. L'energia è Esatto. amore, è soltanto amore. Questo lo L'energia è un penso amore anch'io. infinito e questo è il salto che bisogna fare, entrare in questo amore grandissimo. E È con proprio quello ci vero, si può perché riuscire. quello può riuscire a dare, perché poi sai che loro parlano sempre di programmi di vita, no? Quindi anche le cose più, come posso dire, più brutte, no? Che succedono nella vita, che sia una malattia, che sia una morte, loro dicono sempre che noi rispondiamo a dei programmi precisi, no? Come se fossero patti dell'anima, li chiamano Renato, loro. e Dario, sì, Renato, Dario è l'altro figlio, Renato te l'ha detto, ti ha detto così doveva andare, poi ha fatto un sospiro, e già che quando l'ho fatto sentire a Laura, quella che era il suo grande amore, ha detto e già è proprio come lo dice lui, il Eh sì, perché sospiro spesso che ha usano, fatto è già. è un modo suo di dire, perché Sì. spesso il loro carattere, il loro modo di esprimersi si rispecchia nei messaggi, no? Come di, anche la personalità, ti dirò, delle volte appare eclatante, no? Se sono, non so, simpatici, cerrieri, lo fanno anche nei messaggi, se nella vita erano riservati, stringati nel parlare, tutto, hai capito? Renato Vanno era uguale un uguali. cerriero. Ad ogni modo, che cosa volevo dire? Eh sì, quello che Che loro io. Dimmi, hanno una dimmi. grande spiritualità, Stefania. Ti ricordi che mi hai detto che aveva una grande spiritualità anche Renato, già Sì, in Renato, vita? allora io lo Sì. dico. Allora, Renato. Quando era piccoli, a 3 anni ebbe la sua prima trans, dove mi parlava di vite precedenti. Una era d'Atlantide e mi disse che io ero sempre sua madre, solo che lui era una bambina e che io non mi volevo ricordare perché avevo paura. Un'altra volta mi disse che stava parlando con i morti nel 1961 e solo quest'anno, dopo 15 anni, io ho capito chi erano questi morti del 1961. Va bene, e poi mi disse, l'ultima l'ebbe verso i 10 anni, mi disse una cosa particolare della famiglia e lì io iniziai un percorso. Renato, quando è andato via, le ultime parole le ha dette a Laura. Laura urlava perché lo stavano portando in sala operatoria, lui fece fermare la lettica e disse, Laura non piangere più e lasciami andare via. Mamma mia. E Renato, poi un suo amico, mi ha detto: Renato sapeva che la sua vita sarebbe stata breve. Ho fatto come faceva a saperlo? Sì, Stefania, da quando aveva 12 anni andavamo alle medie insieme. Poi ha seguitato per tutto il liceo e io gli dicevo: Ma che sei pazzo? E, però Renato lo diceva. Dice, anzi, a lui, perché lui dice: Io non ero come Renato, questa mente, questa maniera proprio. E mi diceva Alessio, non ti mettere in situazioni che possono essere particolari, pesanti. Io sono tuo amico, dopo devo venire e potrei anticipare la mia andata via. E mi ha fatto giurare che non avrei detto, però oggi, dopo 6 anni, me l'ha detto, o 6 o 7 anni, dice, però stasera che ti ho rivisto ho capito che potevo sciogliere il giuramento. Penso, mamma Stefania, Eh sì. pazzesco, eh? Sono cose che dette così sembrano, invece io sono convinta assolutamente che sia così, capito? Che le nostre anime si conoscono prima di nascere, capito? Quello che proprio dei percorsi facciamo di vita, no? E non Sì. so, in questa vita tu sei stata la sua mamma, come ha detto lui, e lui figlio, in un'altra vita i ruoli potevano essere anche diversi, ma il vostro rapporto affettivo d'amore e di crescita spirituale c'era sempre, capito? Il Sì, patto certo, dell'anima. ma a volte mi sussurra. E noi siamo legati da questo filo rosso, lui lo dice, lo chiama
chiama rosso, un filo rosso, Sì. perché che non potrà mai dividersi. Dice sempre: io in te, tu in me, l'energia è universale, bisogna capirla, bisogna crederci, non mettere mai nessun dubbio, perché oltre a non stare bene noi, ha detto, crei delle, come si può dire, a livello energetico, crea delle situazioni non facili per noi. Eh sì, Ha detto: credo che sia così. lo dovete capire, lo dovete capire questo concetto, che l'oltre è solo un velo, ha detto, è la stessa cosa, è soltanto un passaggio, quello era scritto e quindi quello doveva accadere, io me ne dovevo andare. Te l'ha detto pure a te, quello era il momento. Quello lo dicono, l'ha detto a me, l'hanno detto altri, spesso mi dicono è il mio destino. Era destino mio, non poteva andare diversamente. Abbiamo dei programmi, devo seguire il programma, capito? Quindi, come per, non hanno mai detto, capito? Cioè, forse una volta mi è capitato, una volta soltanto, che è stato un errore, se possiamo parlare di un errore, capito? Ma una volta solo mi è capitato che questa persona, questo bambino, peraltro, era mancato per un errore medico. Ecco, e questo è stato Sì. molto chiaro. È detto che sarebbe ritornato, e così è stato, detto fra di noi, proprio. Questa è la Sì, io verità. l'ho Proprio seguita quella è stata la diretta. prima. Ecco, è stata la prima pro, il primo messaggio che ha avuto una conferma personale, il fatto che esiste il karma, esiste la reincarnazione, perché Sì, lì sì. era proprio evidente, capito? È stata proprio una cosa che per vari motivi non era possibile, invece si è resa assolutamente come aveva Certo. predetto, come aveva detto, esatto come aveva detto lui. E quindi ho capito questa cosa, che i ruoli si cambiano, ma noi come gruppo familiare, di amici, insomma, siamo dei piani che si sviluppano, e questo famoso velo è vero, perché quando uno più crede in Precisamente. questo, più credi, più sei connessa con questo, con questa dimensione, e più questo velo si assottiglia. Perché io non mi stupisco mai quando dico, non mi stupisco, nel senso che vedo che le persone che si mettono in cammino, queste prove aumentano sempre di più per tutti, capito? Anche per le mamme, no? Sempre più Guarda, eclatanti, sempre più chiare. certo, per le madri, per le compagne, per le mogli che hanno Per perso i tutti, mariti, per o mariti che tutti. hanno perso mogli o figli. Genitore, sì, è È vero. Si questo. assottiglia il Guarda, velo, io, il velo. certo, il famoso velo. Guarda, Io io penso. volevo, poi l'ultima cosa, poi basta. Io volevo dire una No, no, cosa. no, no. Ascolta, Bellissimo volevo sentirti, dire solo quindi. una cosa. Non era tantissimo che lui era andato nell'oltre, no? E mi venne un pensiero una volta e lo scrissi, questo pensiero, così mi venne questo pensiero e lo scrissi. E questo pensiero, rileggendolo adesso, perché ho riletto soltanto dopo 15 anni tutte queste cose, io non le avevo mai rilette, non avevo mai riletto questo pensiero che avevo scritto. E oggi ve lo voglio dire perché lui si rivolge al suo grande amore. Laura, io sono oltremodo dispiaciuto per te. Sei sempre e costantemente nei miei pensieri, ma crei disarmonia. Lo capisci? E questo arreca danno non solo a te, ma a tutti. Lo devi capire e assumertene l'obbligo del discernimento. Avrai molto di più di quello che immagini, ma devi assolutamente mettercela. Troverai il mio messaggio presto in un qualcosa con la quale ne verrai a contatto, solo che devi crederci e operare nel mutamento interiore. Nessuno potrà amarti così, perché sei tu la prima a non voler essere amata. Mamma mia. E questi pensieri li hai scritti tu? Ti sono venuti così, Sì, poi sei andata a riflettere? ma ogni tanto qualche volta mi vengono, allora scrivo qualche pensiero. Perché ti connetti? Eh sì, eh sì. E quindi, Sì. guarda, è una grande testimonianza la tua, veramente, secondo me è una testimonianza, a parte di forza che è innegabile, che tu sei fortissima. Di consapevolezza, di fede anche, capito, al di là del credo religioso, ma tu hai una consapevolezza veramente straordinaria. Questa Ilde, cosa. ti volevo ringraziare il mondo dell'oltre, tutto quanto, e tu che fai da tramite, perché io per tantissimi anni, certo, io sono una persona che, appunto, avendo questo comitato, cioè, dal sindaco di Roma, i vari sindaci che si sono succeduti sempre hanno voluto
conoscermi, diciamo che ho rapporti, perché il fatto di Renato è stato molto eclatante. Anche la stessa università da noi a Roma, gli ha fatto un giardino, il giardino di Renato, quindi viene sempre, ovunque viene ricordato. Però io non mi ero mai avvicinata a questo mondo, mai, mai. Andavo in giro, sono andata in giro per tutto il mondo, ma non mi ero mai avvicinata a questo e a questi discorsi. Tu sei stata la prima che io mi sono messa a sentire. La penso. Si vede che doveva Capito? andare così, Stefano. Doveva Sì, andare così. tesoro. E io non so perché ha scelto te. Per dirti determinate cose, ma anche molto importanti, appunto, come il padre avete onorato, come rispondermi male per chi non crede, come fare, appunto, ti ha detto proprio re matto, e Sì, ha me lo parlato di ricordo. lupi, e ha parlato di lupi. Infatti pensa che quando ho ricevuto il messaggio, io questa cosa mi ricordo, perché era strano, sono saliti in autobus con le ciabatte, io dentro di me ho detto, sarà stata una persona anziana, pensa, io non sapendo niente di questo Sì, me lo messaggio, ricordo perfettamente che l'hai ho detto, detto. sarà una persona anziana che magari si è sentito male delle ciabatte, capito, l'ha caricato in autobus con le ciabatte, per dire, come l'avevo, cioè, non sapendo chiaramente tutta la storia, invece il E ad riferimento era ogni ben altro. modo, in quel periodo, io poi dopo ho avuto un momento che sono andata in una confusione. In una confusione, tanto che dissi al mio comitato donne tutta Italia, dissi io devo prendermi uno stacco perché devo pensare, perché adesso sono troppo carica e non ce la faccio più, ho lavorato per tanti anni, adesso lavorate voi. Io mi prendo un periodo di riposo, ma io so, dopo ho capito, rileggendo, ripensando a tutto cosa, ho capito che lui voleva che io parlassi. Eh sì, che tu fossi pronta per questa cosa, perché Sì. guarda che è un grande tu, poi col tuo esempio, purtroppo doloroso per tanti versi, ma di grande forza, puoi dare tanta forza anche agli altri, capito? Puoi È trasmettere per questa questo che io mi cosa. rivolgo a tutte le mamme. Io ho visto il corpo di mio figlio scempiato, ho visto Sì. tante altre cose dentro le aule di tribunali. E la madre di uno, mi ricordo che era ad aula chiusa, soltanto noi potevamo di famiglia assistere, quella che avevano ucciso mio figlio, no, non potevano assistere. Quando io stavo per uscire, che aveva avuto una condanna, io pensai, Madonna, ci sarà la madre, fammi abbassare gli occhi, perché mi si dispiaceva da madre a madre, come se lei potesse sentirsi male che suo figlio poteva aver fatto una cosa del genere. Io mi Esatto. ricordo che passai e disse, tanto dovete morire tutti. Mamma mia. Sono delle anime non evolute, non... Forse devono imparare, ognuno ci sarà un percorso. Io poi mi sono detta, non fa niente, significa che devo andare così, e questa era la sua evoluzione e anche la mia. Se io l'ho accettata di farlo, sono venuta su questa terra perché significa che era così. La devo accettare per forza. Sicuramente, vedi, però questo dimostra ancora una volta la tua grande forza, anche davanti a una provocazione, perché lì è una palese provocazione, tu ancora una volta sei riuscita a mantenere i piedi saldi per terra e il tuo cuore sempre davanti, capito? Davanti a Sempre, tutto, che sempre, è sempre, sempre. veramente una cosa epica, perché guarda, mi è capitato altre volte, anche nelle dirette che sono andati dei ragazzi a cui è stata tolta la vita, no? E comunque non tutti hanno fatto il percorso di Renato, devo dire, capito? Anche lui dall'altra parte. E quindi secondo me questo merito va anche a te, Stefania, perché tu dalla tua parte hai fatto di tutto per aiutarlo, hai capito? Cioè non hai remato contro, ma hai remato con lui per aiutarlo. Cosa No, che anzi, secondo me. io ho messo amore con tutto, anche con il fratello, tutti gli amici, le amiche. Laura, non ti dico quello che ha fatto Laura per 3 anni. E infatti Laura ogni volta mi ringrazia, sta con un amico adesso di Renato. È la Sì. compagna di un amico di Renato. E lei, noi siamo sempre in buonissimi rapporti, lei mi dice che mi adora. E mi ha detto ultimamente grazie perché mi hai dato la vita. Tu sei corsa con tutto il tuo dolore, ogni volta correvi da me e mi urlavi, Laura, Laura, non farti del male, Laura, tu devi vivere, smettila perché c'è solo a te sentivo, perché Laura si stava distruggendo.
Perché Laura, quando ha sentito hai le lame col taglier, è corsa, è andata in mezzo per difenderlo. Quindi ha visto tutto, ha avuto un contatto terrificante. Quindi è stato Però è il mio terribile, è stato grande terribile. amore. Sì, È il mio sicuramente sei grande stata sei stata la sua stampella, nel amore. E senso me lo che dice lei sempre. Me lo dice sempre. è E stata va la sua bene. stampella. Mamma mia, che bello. Dai, che però bella Quindi questa per le mamme, grande, certo, il grande dolore non è amore. che passa, il dolore non è che passa, perché non è che ti passerà per dire il dispiacere di un figlio, tu lo dimentichi, smemoriti. No, questo non è assolutamente vero. Ma dobbiamo farci forza, veramente capire e comprendere che c'è tutto, che esiste inoltre, che loro non è vero che sono morti, i nostri cari, qualsiasi siano, anche mia madre, mio padre, il mio Sì, compagno che andò nel mentre certo. prima di Renato, sono vivi, non sono morti. E noi li rincontreremo. Ah, brava, sì, Stefania, questa è la cosa importante da dire, che li ritroveremo. Questo lo dicono Noi sempre, li ci ritroveremo, ritroveremo. ci riabbracceremo. Sì, E sì. quindi questa è la vita, la famosa vita, no? Che poi, voglio dire, è la vita che noi non pensiamo finisca, no? Anche spesso mi capitano dei messaggi di persone che in vita non credevano a nulla, nessun tipo di Certo. fede, e che sono sorpresi e dicono... Ma qui la vita, c'è ancora la vita, fa, incredibile, no? Cioè, non riescono a trattenere, Certo. capito? Nemmeno E nella guarda che trasmissione l'entusiasmo. io ho fatto sentire la tua diretta al fratello, a Laura, che mi ha detto, e c'è proprio come lo diceva lui. E poi l'ho fatta sentire a due o tre altre mie amiche. Il fratello è rimasto così quando ha detto il padre avete onorato. È rimasto così. Sono cose forti, perché comunque sono cose proprio, capito, che proprio intime, quindi non c'è Un'ultima cosa possibilità. vi voglio dire. Il fratello Dimmi. di Renato ha 49 anni, io sono una vecchia madre. E combattente, ma una vecchia madre. Sono Angela, sei nonna, bellissima. anche se gli ha fatti tardi sti figli. Vi volevo dire che nel momento in cui iniziava la diretta non gli ho potuto rispondere. Mio figlio Dario mi ha mandato su WhatsApp una fotografia a un cuore su un braccio. Mamma mia. No, Questa sera, eh sì. Eh in particolare, non ce l'avevo sì. lo sto cuore. Me l'ha mandato su Perché WhatsApp. è tutto assolutamente connesso. Guarda, io ti dico, anche i fenomeni fisici mi rendo conto che spesso succedono anche durante le dirette, capito? Cioè, mi ricordo una persona che non era nemmeno iscritta a Focus, non poteva nemmeno vederla diretta. Io, mentre dicevo, e la sorella è in ascolto in questo momento, quindi questa cosa la può anche confermare. Praticamente lei non era iscritta a Focus, non credeva a queste cose, non sapeva nemmeno che io le facevo pur conoscendomi. E io ho dato un messaggio di sua mamma, il suo computer, lei l'ha acceso per guardare il computer, si è acceso sulla mia diretta. Cioè, tu dimmi E questa lo so. cosa com'è spiegabile. Beh, la stessa cosa io Impossibile. come facevo a entrare sulla tua diretta che non ti ho mai sentito, visto e conosciuto in vita mia. Erano Appunto, io solo i te lo primi sento. momenti che io entravo in questi siti, capito? Quindi non conoscevo nulla. Mi capitò la tua Esatto. diretta e subito. E subito arrivò, tant'è che loro sanno, Sì. capito? Perché sanno, quando io dico i messaggi, so che se scrivo un messaggio c'è sempre, come posso dire, c'è sempre qualcuno che lo deve ricevere, indipendentemente che dia la conferma o meno in diretta o me la dia privatamente o gli arrivi dopo 2 giorni, Certo. capito? Ma loro non perdono tempo, capito, Stefania? Nel senso, Sì, loro capito. hanno il permesso e vanno, sai anche tu, vanno. Quando deve arrivare qualcosa, arriva, capito? Indipendentemente da tutto, quando c'è bisogno, arrivano. Ecco, e quindi guarda, io sono veramente felice perché noi ci siamo parlati già da un po', ti ricordi già dall'altra estate che ci eravamo parlati, non c'era neanche in mente questo progetto della testimonianza, poi alla fine Lana Tamburini Torre mi ha convinto di fare di portare delle testimonianze per dimostrare a tutti che veramente al di là che uno riceva o non riceva un messaggio personale, che questo non è capito purtroppo nelle mie, come posso dire? Non è nelle mie possibilità fare delle scelte, capito? In queste Certo, dirette è come se fosse un patto che devono essere amorevolmente, io devo essere amorevolmente aperta a tutti e quindi chi arriva arriva. Però non vuol dire che chi non riceve un messaggio, i loro cari non ci siano, lo dico sempre. Magari non c'è stato il tempo, magari c'era, capito, delle altre priorità, magari io ma che anche sono perché stanca loro non ho sono abbastanza anche molto energia. impegnati, non è che non fanno niente. Loro sono Esatto, anche questo molto dico. impegnati, non è vero che non fanno niente.
Ci sono dei piani, Esatto, chiaramente, ognuno ha il suo piano di evoluzione. è Però vero, loro assolutamente. fanno tante cose. Ah, è vero, è assolutamente vero. Comunque, una bellissima testimonianza. Io veramente Vi sono ringrazio a contenta che tu tutti. sia fai, che l'hai portata, perché io penso che sarà di grande conforto e aiuto a tutti, veramente. Perché. Le mamme che sono la parte, io lo dico, io mi dicevo sempre, è il dolore, sì, me lo diceva mia madre, il dolore più grande della vita è perdere un figlio. E questo mi era rimasto, cioè proprio lo sentivo. Infatti io le poche volte che pregavo, veramente dicevo un attimo prima a me e poi a loro. È successo tutto il contrario. E quindi niente, io lo dico alle madri, il dolore c'è, è tanto, io ho vissuto anni proprio di violenze anche a livello mentale, perché tutte quelle le aule giudiziarie, tutti quei processi dove viene ricostruito tutto, dove ti viene raccontato tutto, pure che l'hanno presa a calci in un momento che ci aveva avuto 8 coltellate, gli hanno dato gli ultimi 2 calci, Laura presa a pugni, buttata per terra. E è duro, tanto che io molte volte stavo male anche fisicamente, dolori alla pancia, dolori allo stomaco, no? Certo, E mi dicevano i miei amici certo. medici, niente, cioè, questo è tutto la somatizzazione, che tu vai sempre avanti perché devi costruire, devi creare, però nello stesso tempo il tuo fisico ti dice, guarda, che hai questo grande dolore. Era il mio fisico che me lo avvertiva, non era nemmeno la mia mente. Le madri devono crederci per forza, le mamme devono avere questa sicurezza, perché io vi assicuro che è proprio vero, io non mento, cioè non direi mai No, no. una cosa al mio prossimo che non è vera, non è vera perché ho le prove. Renato si è fatto vedere da tantissime persone, da me no, però io ho Non una ancora, fotografia, non ancora. no, senti, però io ho una sua fotografia, ho una fotografia, lui dopo 10 anni si è fatto vedere, fotografare, con la cugina preferita, che per lui è come una sorella. Io ho la Sì, non mi fotografia di Renata, sorprende. ce l'ho sul mio Non mi comodino, sorprende. la fotografia di Renata dall'oltre, tutta la sua figura completa. È incredibile. Quindi non posso chiedere di più. È possibile, mi è successo anche a me una volta di fotografare, ti ricordi che ti avevo detto, un bambino, Sì, no? Sopra che sì. poi era suo figlio, sopra la sua testa, proprio, ma proprio si vedeva bene, proprio questo viso, era leggermente mossa sul mio profilo, c'è questa foto ed eravamo in 20, quindi c'erano tutti i testimoni che è stata una cosa estemporanea, in uno scatto fatto a selfie a mezzanotte a È Napoli, una capito? cosa Quindi non c'era. grandissima, come quando tu hai sentito tuo papà, no? Che era a Natale. Esatto, che io anch'io vedi lì, dopo un anno, che poi voglio dire, la perdita del papà sta nell'ordine delle cose, perché mio papà aveva 80 anni, quindi un dolore devastante, perché io sono anche convinta che mi sono ammalata per il grande dolore che ho passato Certo. con mio papà, no? È stato talmente straziante per me, perché è un legame molto forte, che io alla fine ho abbassato, secondo me, le mie difese e sono stata subito bastonata, capito? Che mi sono Certo. beccata un accidentoli. Però ti Vabbè, dico. l'importante è che stai bene. No, tutto bene, è andato tutto bene, Ok, anche lì è sì. stata un'occasione per avere ancora la conferma che c'è un'altra dimensione, perché mi hanno Certo. sostenuto veramente più di una squadra di medici, cioè tutti hanno fatto il loro dovere, ma loro hanno fatto molto, molto di più. Certo. Mi hanno veramente dato quella carica di credere che ce la potevo fare e io su quello mi sono veramente agganciata proprio a peso, cioè io me lo ricordo che è stata la mia forza, quella che io intendevo dire sì, no. Se mi ha detto che guarisco, guarisco, cioè proprio capito. Quindi Certo, è la così, è così. È certezza così. matematica, no? E però dopo un anno Va che io bene. dico anch'io, come te, sono abbastanza, capito? E non avevo nessun tipo di segno, perché il mio dolore in quel momento era talmente grande che quindi io, mio papà, non riuscivo a comunicare con lui, pur essendo già portata verso questo tipo di sensibilità. Ma il dolore era troppo, capito? Quindi era un muro questo dolore, non mi permetteva di fare niente di più. Appena un attimino si è abbassato, lui subito ha cercato di farsi sentire Certo. immediatamente. A me Capito? aiutò Quindi. molto una mia amica di Palermo, che lei aveva avuto per tantissimo, lei lavorava al CNN di Roma, ora da tanto che è ritornata a Palermo, e lei per tanti anni aveva comunicazioni, e mi dice, e lei mi venne a Roma e mi disse, venga a Roma quando gli altri se ne saranno andati via, e lei venne e mi raccontò tutto, mi spiegò così, e io ho subito creduto, subito a quello che mi diceva.
Non ho mai messo dubbi. Vedi, quindi ti ha aiutato questo, ti ha aiutato, capito? Sei stata aperta di mente di capire che, capito? Che l'apertura è quella che ci vuole, no? Comunque, guarda, è la tua una testimonianza fortissima, veramente fortissima, molto profonda e credo che veramente aiuterà molte persone perché sei una persona Sì. veramente a Nessuno traspare si deve questa cosa sentire in viva. colpa per qualsiasi cosa, no? Sono cose che quando è segnato devono avvenire per forza e quindi uno lo deve accettare, anche se c'è il dolore, che chiaramente il dolore è enorme, però bisogna sapere anche abbassare la testa e dire lo accetto, accetto figlio mio, figlia mia, quello che è, o compagna, che non ci sei. Un E poi dico sempre po' Stefania, meno che sono... sei. No, Dimmi. pensavo Dimmi, dimmi. una cosa, no? Io dico sempre che non ci vengono tolte le prove, come non è stata tolta a te, non è stata tolta a me, non è stata tolta a altri, però non ci lasciano soli. Cioè... No, una persona che è collegata qui l'ha visto. Dai, Una persona che è davvero? collegata. Sì, l'ha visto. Ma dai, Sì. bellissimo. Quindi guarda, meraviglioso, meraviglioso, Io guarda. no, Io io devo sono essere sempre... sincera, no, io no, mai Vabbè, visto. dai, dagli tempo, dagli tempo. Però Dagli... l'ultima cosa, adesso veramente l'ultima cosa, tanto per... Guardate, io non sono né una pazza né una visionaria. No, ma tranquilla, E se no non saresti qua, allora, non nel saresti qua. momento io ho una situazione particolare, nel senso i miei figli hanno avuto, io no. E il loro papà non è che si è molto interessato di loro, anzi per niente. Quando è successo il fatto di Renato, lui venne, vabbè, tutto questo per dirvi, il giorno non della tumulazione, il giorno in cui hanno messo la lapide, che non era il giorno della tumulazione, mio figlio Dario non è, con una scusa non è venuto, io andai con una prima ragazza di Renato e vidi che questa lapide la portava il padre dei miei figli, mi prese un colpo. Insomma, rimasi così ferma, già era straziante sentire tutti quei colpi che batteva. Allora, e il cielo era terzo, all'improvviso si formò una nuvola, da questa nuvola uscì fuori, quindi non a forma di nuvola, uscì fuori la figura del Cristo, che con le mani così ci guardava e la ragazza mi ha detto, Stefania, ma tu che vedi? Stefania, tu che vedi? Dimmelo prima di te. Cioè, no, dimmelo prima di te, ho fatto il volto, cioè tutto il mezzo busto del Cristo. Ho fatto che sta così. Sì, è vero, Dio mio. Io vi assicuro che è tutto vero. È tutto vero. Perché guarda che tu, la figura tua, adesso senza volere, però la tua figura è quella della Madonna, come la Madonna ha ucciso il proprio figlio davanti ai propri occhi, capito quello che ti voglio dire? Tu hai fatto lo stesso percorso veramente dolorosissimo, capito? Perché dico a qualsiasi mamma, qualsiasi, per carità, amate, non spegnete quella carica d'amore che avete in voi, dovete amare, amare, amare sempre, non spegnete quell'amore, è quello che porta avanti, che aiuta loro, che li fa stare Infatti, meglio, li fa progredire anche di piano. tu Stefania vorrei mettere un accenno che fai anche delle opere che fa al nome di Renato e vorrei che Certo. le accennassi perché magari se E come qualcuno vuole faccio? Mi fai dire troppe partecipare. cose. Adesso basta, ho parlato troppo. Vabbè, però fai delle cose belle a nome di Renato che chi vuole partecipare, che è lì vicino, insomma, potrebbe farlo, no? Allora, innanzitutto, adesso che inizia il periodo, quando io ho chiesto musica, l'hanno accettata, quindi il Comune di Roma a noi ci ha messo a disposizione un punto che è Parco Schutz a Roma, dove vengono fatti per 3 giorni, 3 giorni di... tutta musica e poi va bene, ci sono dei momenti in cui vengono fatte delle iniziative, chi vuole fare e anche quest'anno, dall'altro anno abbiamo fatto per poter far passare le persone che hanno la tetraparesi, insomma persone portatrici di ANGO, abbiamo fatto questo grandissimo lavoro, tanto che è andato benissimo quest'anno proprio, c'è l'associazione Silvia dei Tribondi. E noi che cosa facciamo noi come donne? Allora, noi non siamo legati a nessuno, questo sia ben chiaro, a nessuna corrente politica. Noi siamo donne, come dico, ripartorite dai nostri figli, perché lo dico sempre, che noi siamo state ripartorite dai nostri figli, proprio ripartorite. E quindi andiamo avanti e quindi noi, che ti posso dire, se c'è qualche cosa che
nel mondo, che accade nel mondo, noi con quello che mettiamo noi, ecco, quello, se a volte facciamo delle scene, sempre che ci fanno fare delle scene che va a noi il ricavato, noi aiutiamo tantissime realtà, tantissime situazioni, aiutiamo. Ma anche Bello, se, vedi ecco, che. faccio un esempio, poi veramente finisco. È andato via quest'anno uno dei più grandi amici di Renato, un ragazzo che non aveva più né la madre né il padre, figlio unico. Io mi ricordo che ho chiamato subito nel WhatsApp le mie amiche, ho detto: guarda, noi siamo le madri, perché il nostro metodo è Madri per Roma. Ho fatto 15, non ti preoccupare, glielo paghiamo tutto noi. E così l'abbiamo fatto. Gli abbiamo Ma che dato meraviglia. 1.400 euro. L'abbiamo Mamma mia. accompagnato noi. Noi facciamo quello che è Ma possibile, facciamo tutto. Adesso c'è una cena pro Palestina che la facciamo noi, perché va via questi. Aiutiamo, siamo andati per, abbiamo portato roba pure per questa guerra, no, qualsiasi cosa ne facciamo, che crediamo giusta. come può non essere orgoglioso di te, Renato? Dimmi, come può non esserlo? Sarà orgogliosissimo della sua mamma, Però vedi che ha veramente. voluto adesso che io intraprendessi quest'altra cosa? Non lo sa nessuno, solo Dario lo sa. Va Che sono. bene, va bene, va bene, Va va bene, bene miei così. cari. Un Comunque, abbraccio a dai, tutti. io ti ringrazio veramente col cuore per tutto, e lo sai, è la mia stima infinita, lo sai già da tanto, quando siamo parlati al Tu telefono. la mia e a tutte le donne sofferenti di questa grande tragedia, sì, tragedia, certo, per un figlio è una tragedia. Tutto Certo, è una tragedia, il quindi mio cuore, gradimento. veramente il mio amore, il mio bene, e sappiate che io l'ho passato, io lo so cosa significa andare avanti tutti i giorni. Io tutti i giorni gli accendo una candelina, gli parlo continuamente, gli racconto le cose, come se fosse più vicino. Perché è vicino, ti sente, lo sai che sento, sentono e vedono tutto, 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 il famoso velo, sottile, sottile, sottile. E quindi guarda, grazie infinite No, vi e ringrazio a voi grazie. tutti. Io ti abbraccio in lontananza, ti Ah, Ilde, abbraccio. poi ci vedremo, ci incontreremo. Sì, vabbè, prima o poi ce la farò venire a Roma, dai, ce la farò venire a Roma, sicuramente, dalle tue parti. Tu sei di Roma, giusto? Se non sbaglio, sei vicino a Roma. D'accordo. Dai, Ma volentieri. adesso per uscire come faccio? Adesso tu praticamente chiudi la tua diretta, perché io Ah, e ti rientro, chiudo ok. e E rientri, capito? E rientro, poi va rientri bene. normalmente come sempre, capito? Se, Grazie. devi rientrare assolutamente con noi. Un Dai. abbraccio a tutte le madri e tutto il Grazie mio amore per tesoro. loro e per i Grazie, loro sei figli, grande. chiaramente. E figlie. È certo. Va Tutti, bene, tutti, esco. tutti. Ciao tesoro, grazie Grazie, ciao, infinite, amore. grazie, Ciao, ciao. grazie. Ciao caro, Ciao. 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 Bellissima testimonianza, eccoci qua, siamo tornati a noi. Oh, che testimonianza incredibile, incredibile. Di forza, di fede, granitica la nostra Stefania, veramente granitica, è immensa. Quindi grazie per tutto quello che ci ha dato stasera con la sua testimonianza che ha donato a tutti con grande cuore. Adesso veniamo a noi. Allora, intanto mi sono accorta che il mio computer si sta scaricando, quindi devo un secondo, mi dovete dare che devo caricarlo, se no mentre faccio i contatti mi va giù tutto. Un attimo solo. Allora. Eccoci qua. Perfetto. Benissimo, carichiamo questo qui. Scusatemi, però mi ero accorta proprio. Ok, così va andato in carica. E poi arriviamo a noi. Vedo i vostri commenti, tutti contenti. Eh sì, nel senso che è stato una bella testimonianza di grande aiuto per tutti, devo dire. Perché questi esempi sono edificanti, secondo me, per la forza che trasmettono, al di là dei messaggi, le prove, le testimonianze, ma proprio lei che trasmette questa grande forza. E per tutti è come dire, ce la posso fare, ce la possiamo fare. Quindi, adesso facciamo un attimino, sapete che io faccio sempre questo abbraccio d'amore, come lo chiamo io, quindi come se fossimo veramente tutti nella stessa stanza. Facciamo un momentino di raccoglimento e di preghiera, ognuno secondo il proprio credo, ovviamente.
Bene, partiamo. Cuffie nuove, come potete notare, le mie rosse mi hanno abbandonato, storiche, ormai le avevo da, non so, 15 anni, mi hanno abbandonato, ahimè, un paio di giorni fa, e quindi adesso mi sono attrezzata di queste. Benissimo. Allora, faccio quel fruscio. Partiamo così, dopo magari facciamo quella voce. Ok, faccio un piccolo, lo dico per i nuovi arrivati, faccio un piccolo rallentamento. 25, 6, 22, ok. E ampliamento, perché queste voci hanno la caratteristica di essere molto veloci, quindi per rendere più udibili si rallentano un attimino, però nessun altro tipo di cambiamento, ecco. Ok, fatto col fruscio, quindi faccio passare il mio anello sul bordo del computer e da questo si crea un fruscio e da questo fruscio, se tutto va bene, ci sono i messaggi. Ok, vediamo un po'. Sorrido perché ho subito Renato immediatamente. Renato, subito, ecco, subito dire, ecco, che è stato presente a quanto ha detto la sua mamma ed è qui con noi. E sente, bellissimo. Allora, qua, Renato, subito. Renato, sentite? Renato, si sente benissimo. Quindi, Stefania. Spero che ti sei ricollegata perché è arrivato subito per dirti che c'era. Dice un po' palese, direi, come per dire ovvio che venivo, no? Non c'erano dubbi. Un po' palese, un po' palese, direi. Una battuta di spirito, come per dire ovvio che venivo, no? Perché avete parlato di me, quindi l'abbiamo comunque ovviamente richiamato, quindi un po' palese direi, ok? Un po' palese direi. Bello. Spiritoso anche. Vedete loro come sono gioiosi, no? Non hanno niente di... Siamo noi che siamo più tristi sicuramente di loro. E dice il migliore sempre, è modesto, migliore sempre. Allora, senti come sente bene da un fruscio, migliore sempre, migliore sempre. Ecco, Stefania c'è, senti che bello, Stefania, migliore sempre. Forte, forte. Ok, adesso un'altra persona dice Roberto. Lascio spazio, Renato, giustamente, a chi non ha mai ricevuto Roberto e dice una cosa personale, dice troppe birre. Non so se questa cosa può essere un particolare, anzi sicuramente sarà un particolare per farsi riconoscere.
Roberto, troppe birre. Magari gli piacciono le birre, niente di male, no? Però sentite. Roberto, troppe birre, sentite? Troppe birre, ok. Ok, tutta birra, insomma, come per dire che gli piaceva bere la birra, no? Quindi per farsi riconoscere. Quindi Roberto, troppe birre, birra, birra, insomma, va bene. Sì, dice birra, però va bene. Andiamo avanti, ok. Ok, poi dice pace, pace per Simo. Deve essere un nome, penso che sia un'abbreviazione di Simona, Simone. Pace per Simo, probabilmente qualcuno che magari mi ascolto, eh. Pace per Simo. Pace per Simo, ok? Quindi, Roberto, troppa birra, pace per Simo. Questi sono i riferimenti, eh. Dico sempre, qua chi vuole dare riferimento in diretta, se non vuole lo fa privatamente. Insomma, come volete, tanto io so che quando c'è un messaggio qualcuno o prima o dopo lo deve ricevere e lo riceve. Ok. Poi c'è un Francesco, ok, Francesco, vediamo un attimo, Francesco, ok, Francesco, sì, Francesco, sente bene, ok, quindi un Francesco, ok. E dice, cresci là, siamo insieme. Quindi se qualcuno che ha un Francesco, cresci là, quindi spiritualmente, siamo insieme. Come per dire che qualcuno che ne ascolta non mette in discussione magari questa cosa, no? E allora ribadisce che sono insieme, no? Francesco, quindi se qualcuno ha un Francesco, cresci là, siamo insieme. Cresci là, siamo insieme. Siamo insieme, ok? Come per dire, non pensare che noi non siamo lontani, quindi siamo invece proprio insieme, no? Questo sta dicendo chi è chiaramente in ascolto. E poi dice ancora, Francesco è bacio. Quindi ancora, Francesco è bacio, che manda un bacio. Francesco è bacio, quindi che manda un bacio. Francesco è bacio. Ok, bacio. Perfetto, poi andiamo avanti. Anzi, scusate, bacione. Perché era staccato, vedete, lo faccio sentire. Era bacio e ne era lontano. Bacione. Bacione, sentite? Ok, quindi bacione. Poi aspetta, eh.
E poi dice un'altra cosa, c'è la Graziella sempre, c'è la Graziella sempre. Allora, c'è la Graziella sempre, aspettate. C'è la Graziella sempre. Quindi c'è la Graziella sempre, quindi due nomi, ok? Francesco e Bacio. Poi c'è la Graziella sempre, ok? Non so se è legata a questo Francesco, potrebbe essere legata a questo Francesco, non lo so. Dovete darmi voi dei riferimenti, delle conferme nel senso. Sì. Ok, allora poi dice perdi tempo, fumo. Adesso non so se questa cosa ha un significato per chi la riceve, perché magari, che ne so, fumavano, capito, si va dietro a cose che non lo so, perché io conosco la vita di queste persone, però ho dato dei riferimenti. Quindi Francesco, Graziella sempre, fumo, perdi tempo, fumo, come se fosse... Sì, perdi tempo, fumo, quindi può essere simbolico come si perde tempo a cose non importanti che fumo, capito? Oppure proprio riferimento magari a qualcuno che fumava le sigarette o roba del genere, per rilassarsi come perdi tempo, ecco. Ok, quindi vediamo un attimo cos'è fino in fondo. Quindi se qualcuno ha questi riferimenti, ce ne sono più di uno, dovrebbe, è molto preciso, eh? Quindi deve essere di qualcuno. E dice, e torno sempre, come per dire che magari qualcuno ha messo in dubbio questa cosa, e torno sempre. E torno sempre. Faccio sentire. E torno sempre. Ok, vediamo se c'è qualcuno che ha dato qualche riferimento, vediamo. Vediamo un po'. Ah, qua, ecco qua. Mio babbo, mia mamma Francesco e Graziella. Ah, ecco, qui la Graziella c'è, quindi perfetto. Quindi sono tutte e due nell'altra dimensione, giusto? Gloria, è quello che mi stai dicendo. Ok. Bene, allora direi proprio di sì. Ecco, mi piacerebbe sapere da te, Gloria, il riferimento se perdi tempo perché c'è un riferimento perché qualcuno sta perdendo tempo o se veramente è legato al fumo di qualcosa. È la mia curiosità, eh. Vorrei capire se puoi, se non è una cosa. Ok, direi di sì. Però vedi, c'è un altro. Anche vedere un attimino per il fumo. Perché c'è un altro. Però è una nonna. Vediamo un po'. Questa storia del fumo, che forse potrebbe essere la chiave di volta per avere la conferma. Sì, cosa intendi Gloria? Sì, ok, ma cosa intendi? Che fumava, cos'è questo riferimento che vuol dare? Oppure come perdere tempo, che qualcuno sta perdendo, magari anche tu nella tua vita, non lo so, che magari ti stai dedicando a qualcosa non così importante. Mi piacerebbe saperlo perché devo capire se è il tuo messaggio. Allora, mia mamma fumava, ok, allora niente, è tuo, perfetto, bene. Allora, Gloria, tuo, te lo confermo. Perché c'è un altro Francesco e un'altra Graziella, perché purtroppo siamo veramente più di 200, quindi quando si fa per tante persone può esserci queste problematiche, però danno delle specifiche, in questo caso l'ha dato, e del fumo, quindi ha voluto farsi riconoscere. Ecco, spero che anche l'altra signora non fumi, perché sennò no. No, comunque penso proprio che sia assolutamente il tuo, perché sono tre riferimenti, a cui per me tre è già un buon margine, capito, di garanzia. Assolutamente. E quindi torna sempre, ecco quello che voglio dirti. Quindi è una carezza per te, ecco, molto bella, devo dire. Molto bella. Bene, andiamo avanti, facciamo un'altra traccia. Benissimo. Cos'è che c'è qualcuno che mi stava chiedendo prima
Se ero Roberto, Roberto, io ho sentito Roberto, se volete provo a risentire, ma io ho sentito proprio Roberto, eh. Ne sono praticamente sicura. Aspettate che lo recupero, perché di solito io mi concentro sulla prima lettera. Vediamo un attimino, eh. Allora, vado indietro un attimo, vediamo un po' sulla traccia questo Roberto che qualcuno ha detto, vediamo un po'. È proprio Roberto, eh? Quindi confermo quello che ho detto, adesso ve lo faccio risentire. Concentratevi sulla prima lettera, R, Roberto, sentite un po'? Roberto, quindi confermo. Ok, Gloria mi sta dicendo che anche la voce è del suo babbo, cioè proprio la timbrica è quella che aveva in vita, mi stai dicendo questa, Gloria? Perché l'ho fatto da un fruscio, ovviamente, della mia mano, eh? Quindi se succede, raramente succede che arrivano con la loro voce. E sarebbe fantastico se fosse così. Mi piacerebbe, sarei contenta per te. E torno sempre, questo che dici che è la sua voce. E torno sempre qua. E torno sempre. Ok, questo forse che dicevi. Perché succede che vengono con la loro voce che avevano in vita, eh? Ma è raro, tipo 1 a 10 e non so esattamente quale sia la differenza che fa scattare questa possibilità, perché io faccio sempre le stesse cose, non cambia niente, però ogni tanto è così. Ah, quindi, questo perché dice sono io Hilde, mi torno troppe birre e pace per Simo, lui era il mio ex, beh, può darsi che ha sbagliato lui a comporre la parola, ci sta, eh? Perché se ti torna Simo e le birre, capisci, su tre cose, due, forse possiamo provare a chiedere, vediamo se lo proviamo a chiedergli, vediamo se mi risponde, vediamo a chiedere se specifica bene, perché mi ha dato dei riferimenti precisi, delle birre e Simo, quindi pace per Simo, quindi sono due cose molto particolari. Vediamo se per caso ci dà una conferma, perché delle volte sbagliano anche loro, quello che voglio dire. Su delle volte succede. Adesso ho ricevuto un messaggio che mi scrivono in privato, probabilmente c'è qualche altra conferma. Va bene, allora, ecco, perché infatti dice, sì, mi dicono privatamente, mi hanno detto che questo Roberto, secondo loro, è questo. È possibile, è possibile. Allora, aspetta, proviamo a chiedere comunque per essere sicuri, facciamo un'altra registrazione e vediamo se dà. Ok. Laura dice: sì, l'ho riconosciuto subito appena detto Graziella, sono saltata sulla sedia, ci credo, e ci credo. Un'emozione fortissima. Mamma mia, incredibile. Insomma, hanno mandato privatamente un messaggio dicendomi che tutto quello che è stato detto è assoluto. Mi ha scritto privatamente perché ovviamente non voleva scriverlo in diretta e lo comprendo, ma ha detto che tutto quello che è stato detto torna, capito? Con delle motivazioni che mi ha scritto, che l'ho vista apparire adesso. Voi non le potete sicuramente vedere che l'ha mandata privatamente sul mio telefonino. Quindi va bene, va bene. Facciamo un'altra registrazione. Ok, vado. Perfetto, andiamo avanti, facciamo venire altri messaggi. Ok.
Allora, dice, allora, prima adesso c'è un Alberto, dice, sono in serie, come dire che sono in tanti, Alberto c'è, adesso dice Alberto, adesso ha detto veramente Alberto, Alberto c'è. Ok, qua. Sono in serie. Alberto c'è. Alberto c'è. Adesso c'è veramente Alberto, ok? Ha detto il nome, ok? Quindi. E dice mi dispiace. Mi dispiace, probabilmente c'è un motivo. Mi dispiace. Ok. Questo Alberto dice, sono in serie, Alberto, Alberto c'è, mi dispiace. Faccio sentire, mi dispiace. Mi dispiace. Mi dispiace. Ok, quindi ci sarà un motivo per cui dice questa cosa. Ok. Bene, andiamo avanti. Ok. E dice non lo pensi, ecco qui sta facendo proprio un riferimento, non lo pensi, probabilmente qualcosa, qualche pensiero, qualcosa, non lo so, di questa persona, perché chiaramente io non posso conoscere la vita delle persone, ma c'è un motivo che chiaramente se dice questa cosa non lo pensi. Allora, sono Alberto, mi dispiace, non lo pensi, sentite, prendo con la cuffia. Non lo pensi. Ok, va bene. Ok, Annina dice mio papà, sua voce. Alberto, è questo? Annina, tuo papà? Ok, Alberto, vediamo un po'. Infatti dice io certo il papà. Io certo il papà. Quindi ha dato riferimento con papà che si chiama Alberto, ok? Ok, Annina dice di sì, quindi è il tuo. Io certo il papà, come per dire sì, te lo confermo, sono proprio io. Ok, io certo il papà, sente benissimo, quindi. Annina dice che è lui, perfetto, quindi è tuo padre, bene. E ti dice una cosa bellissima, dice, sali qui in braccio, forse perché ti pigliava sempre in braccio quando eri piccola, e dice, sali qui in braccio, come per dire, vieni fra le mie braccia, sali qui in braccio, bella questa frase, sali qui in braccio. Allora qua, sali qui in braccio. Ok. Ah, ecco, Nina dice un grosso problema di salute e lui credo si rinfreschi i pensieri tristi, certo, sicuramente, di non pensare, ecco perché ti sta dicendo questa. Però ti dice sali qui in braccio, come quando, come un senso di protezione, no? Come quando noi pigliamo i figli in braccio, no? Quindi come per dire ti proteggo io, vieni sulle mie gambe, ti abbraccio, sali in braccio a me, capito? Quindi come per volerti aiutare, no? Quindi secondo me è un bellissimo messaggio, simbolo, ecco, capito? È bello. Sali qui in braccio, senti. Sali qui in braccio, senti come sente bene dal fuscio, eh? Ok. Quindi ti sta dando una bella carezza. Sono contenta per te. Ecco, quindi non avere brutti pensieri. Ecco, perché tu non lo pensi, non pensare, capito? Non fare brutti pensieri.
Ok, allora dice fratello, sempre bello. Allora, fratello, sempre bello. Non so se è il messaggio ancora di quello prima, chiaramente, o se è un messaggio nuovo, perché qui non c'è la punteggiatura, quindi io vado in sequenza e le dico tutto, ok? Però è molto chiaro. Fratello, sempre bello, ok? Fratello, sempre bello, ok? Ok, sempre bello, quindi fratello, sempre bello. Non so, ecco, vorrei una conferma ovviamente se si può sapere se questo fratello è relativo al messaggio precedente che ha riconosciuto prima, ok? O se invece è un altro messaggio. Allora, fratello sempre bello, che può essere un fratello di là, nell'altra dimensione, un fratello di qua, ovviamente, però è un fratello. Quindi, vediamo un po'. Allora, vediamo un attimo se ci dicono qualcosa in più. Aspetta. Un attimino. Allora, c'è un Ivan. Sono arrivato Ivan. Ok, questo è un altro messaggio. Sono arrivato, come se fosse atteso, quindi c'è qualcuno che ha un Ivan sicuramente, un nome particolare, quindi spero veramente. Annina dice, mio fratello è bello. Ah, ecco, allora è tuo, eh. E parte del tuo messaggio anche il fratello è bello. Fratello sempre bello. Bene, Annina, guarda, hai avuto veramente... Una dopo l'altra delle bellissime conferme. Sono contenta per te perché, visto che oltretutto non stai nemmeno bene, questo sarà per te di grande forza e di grande consolazione. Sono proprio contenta. Quindi, confermato che tutta la parte dopo te la andrai a risentire è tutta tua, no? Stare qui in braccio, fratello sempre bello, il nome, papà, tutto. No, no, non dirmi grazie, Nina, perché lo sai che io sono soltanto una mera esecutrice. Comunque, prego, ci mancherebbe. Adesso c'è un Ivan. Sono arrivato Ivan. Allora. Sono arrivato Ivan. Sono arrivato Ivan, quindi un Ivan. Ok. Allora, vediamo un attimino. Ti dice, Dio vede chi soffre, Dio vede chi soffre. Ok? Allora, Maria mi sta dicendo, Anna, Maria sta dicendo è Anna, la conosce, la chiama lei, ok? Perché probabilmente in questo momento non è collegata, ok? Va bene. Dio vede chi soffre, ok? Dio vede chi soffre. Ok, Dio vede chi soffre. Ok, vediamo un attimino, andiamo avanti. Vediamo un attimo. Allora. Dice, c'è ancora da fare tanta strada, c'è ancora da fare tanta strada, c'è, penso intenda spiritualmente, da fare tanta strada, ok? Ok, c'è ancora da fare tanta strada, allora c'è ancora da fare tanta strada, quindi come per dire che c'è ancora da fare un cammino spirituale potente, no? Quindi questo Ivan... Sollecita questa cosa probabilmente a chi deve ricevere il messaggio, ok? Eccomi, Anna. Allora, brava che ti sei collegata. Allora, il messaggio è questo qua. Sono arrivato, Ivan. Te lo faccio sentire. Aspetta, se riesco. Sono arrivato, Ivan. Ok. Dio vede chi soffre. Dio vede chi soffre, ok, poi andiamo avanti.
E poi dice: c'è ancora tanta strada da fare. Aspetta, se lo riesco a recuperare. Penso che. Aspetta, eh. Aspetta. Sì, c'è ancora tanta strada da fare. Ok, dopo la risentirei con calma perché sennò. C'è ancora tanta strada da fare, come per dire che devi fare ancora tante cose, capito, Anna? Cioè, probabilmente sei, come posso dire, anche spiritualmente hai ancora molto cammino da fare. Ti sta dicendo questo, Ivan. Penso che se tu ti ritrovi in quello che ti sta dicendo, che è chiaramente dettato dalla tua grande sofferenza, perché dice Dio vede chi soffre, quindi è venuto a darti una carezza, ma vede che tu sei veramente tanto, tanto. Come posso dire, sofferente, molto sofferente, capito? Quindi questa cosa penso che sia assolutamente per te. Ecco, poi mi dai tu la conferma se ti ritrovi in questa cosa che ti sta dicendo Ivan. Penso di sì. Sto facendo tutto quello che lui ha lasciato in sospeso, ok? Quindi forse questo c'è ancora tanta cosa da fare e questo forse che si riferisce. Ok, va bene, va bene. Vado avanti. E dice infatti che pena, perché probabilmente questa cosa ti dà, mettere a posto queste cose ti dà una grande pena, secondo me, Anna. E ti sta dicendo questo, che pena. Che pena, senti? Ok. E poi dice una frase, probabilmente riferito anche a queste cose che tu stai mettendo a posto, probabilmente che non so, penso potrebbe essere, dice paese brutto sì, paese brutto sì, probabilmente penso che sia legato a quello che tu stai facendo, paese brutto sì. Paese brutto sì. Perché magari tu devi fare delle cose che ti provocano sofferenza, le devi fare per forza, capito? Per burocrazia, penso che sia qualcosa del genere che si riferisca a questo, no? Che è dolore che si aggiunge al dolore. Infatti Maria dice, Anna è una moglie madre esemplare, sicuramente, sicuramente, assolutamente. Ok, andiamo avanti, vado. Allora, qui allora, dici c'è festa, altro messaggio, c'è festa, qui abbiamo Paolo, qui abbiamo, parlo nel plurale chiaramente le guide, Paolo, quindi c'è un Paolo, ok? C'è festa, qui abbiamo Paolo, c'è festa, ok? Qui abbiamo Paolo, qui abbiamo Paolo. Sono un po' deciso se Paolo o Paola. Qui un po' con la metafonia sembra un po' un problema. Vediamo un po' di rallentarla ancora un più un pochettino, se riusciamo a. Paolo. Paolo, ok. Paolo. Vedete, quando c'è qualcosa magari posso rallentare ulteriormente. Anna dice grazie, mi sono emozionata e ci credo. È un bel messaggio che ti è arrivato. Se ci credo. Ed è arrivato così. Bene, bene, bene. Mi stanno arrivando anche delle altre conferme tramite messaggio, quindi va bene, perché le persone giustamente che non vogliono farlo pubblicamente.
Beh, ne sono sicura, non ho nessun dubbio su questo, che ogni messaggio abbia il suo ricevente. Lo dico sempre, ma è così, eh. Poi non tutti si sentono giustamente di dire pubblicamente certe cose, o, cioè, giusto, no? Corretto. Allora, bene. Vediamo questo Paolo, diamogli altro spazio. Ok, allora dice: io sono per terra, Ciro. Io sono per terra, sono per terra, Ciro. Come quelli che è sceso, no? Per salutare, Ciro. Io sono per terra, Ciro. Ok, sentite un attimino. Io sono per terra, Ciro. Ok, io sono per terra, Ciro. Ok, quindi Ciro, sentite bene? Ciro, quindi ok, va bene. Quindi io sono per terra, Ciro, quindi è venuto qua, ovviamente, sono con noi. Aspetta, eh. Insieme a Paolo. Ok, quindi ha dato dei riferimenti, due nomi insieme a Paolo, quindi due riferimenti, ok? Paolo e Ciro, insieme, aspettate un attimo, insieme a Paolo. Faccio sentire, eh? Ok, sentite? Insieme a Paolo. Ok, quindi insieme a Paolo, ok. Ah, Maria, Ciro dici, ok. Bene, Ciro, quindi ti è tornato, è arrivato Ciro. E Paolo è sempre tuo, perché c'è insieme a Paolo. Ok, Maria, c'è anche un Paolo, mi puoi dar conferma su questa cosa, se ti torna? C'è Paolo e Ciro, dice insieme a Paolo, quindi se mi puoi dar conferma che questa cosa ti torna, intanto vado avanti, va bene. E ti dice, lui c'è. Lui c'è, qua, te lo faccio sentire. Lui c'è, proprio, ma proprio fortissimo, lui c'è, proprio capito, proprio per intorno, lui c'è. Allora, lui c'è. Lui c'è. Senti, lui c'è. Ok. Ah, ecco, Maria, mio fratello. Ok. Quindi tuo fratello si chiama Paolo, esatto. Lui c'è, quindi Paolo e Ciro, che invece è tuo, che hai detto prima. Bene, ok, lui c'è. Ah, ecco, sì, mio fratello è deceduto 4 mesi prima di Ciro. Ecco, bene, allora conferma, sono insieme. Proprio ho detto insieme a Paolo, Ciro, quindi proprio chiaro. E dice lui c'è, ma lo dice proprio deciso, lui c'è, capito? Come per dire, è così. Senti, lui c'è. Lui c'è, capito? Bellissimo, proprio forte, forte. Lui c'è, c'è. Sono proprio contenta per te. Maria dice freddo addosso, sono emozioni forti, lo so.
però bellissime, dai, poi te lo ascolterai con calma. Bene, bene, sono contenta. Un'altra conferma. Bene, bene, bene. Vediamo un attimo, eh. E poi dici, aspetta. Allora, come per dire che tu, allora, li aspetti, allora, li aspetti là insieme. Come per dire, forse, capito, non te l'aspettavi che li levassero assieme, capito? O forse te l'aspettavi, non lo so, non so tu cosa tu pensi, Maria, come la vivi, però li aspetti là insieme, no? Non so se tu credevi che arrivassero insieme o ci speravi, non lo so, capito? Dici questa cosa. Sto piangendo, Maria, tesoro. Li aspetti là insieme. Li aspetti là insieme, no? Quindi proprio per dirti, capito? Grande. Ok. E dice c'è la luce chiaramente è Dio, no? C'è la luce. C'è la luce, per dire la luce chiaramente. C'è la luce, no? Ok. C'è la luce. C'è la luce, no? Come dice Dio, no? Ti conferma, ti dice una volta di più, è così, è veramente così, no? Ok. E poi dice, non è più, non è più, non è più lui rinato, non è più, come per dire, tu pensi che io non ci sia più, ma io sono rinato. Lui rinato. Non è più, ma lui rinato, come per dire, non ci sono più, ma io sono rinato, no? Questo lo possono dire tutti quelli che sono di là, ma lui rinato, non è più. Non è più, ma lui rinato. Ok, non è più ma lui è rinato, quindi come per dire, non sono morto sulla terra ma sono rinato in cielo, no? Quindi. Ascolta, ti richiama e come dice, si offrono le pene, si offrono, come per dire, come se fossero, si offrono le pene e poi ti dice, credi, come se in qualche maniera, capito, come se lui volesse quasi nobilitare anche la sofferenza tua, no? Dire, offri il tuo sacrificio, il tuo dolore, no? Ah, vedi, Maria dice, sì, aveva il tumore e ora sta bene, ecco perché. Si offrono le pene e credi, capito che ha detto questa frase. Ascolta, si offrono le pene, credi? Credi, ok, si offrono le pene, credi, ok. E poi ti dice, stai ancora lì, come per dire che tu magari speri o speri o sogni o desideresti andartene via anche tu, dici stai ancora lì, come per dire, devi vivere ancora. Non puoi abbreviare questo cammino, no? Quindi risponde probabilmente una domanda della tua anima, immagino. Stai ancora lì? Stai ancora lì, senti? Ok. Di solito dicono sempre anche le cose che vanno nel nostro cuore, non solo quelle che
che diciamo, no? Poi è chiaro, Maria, con quello che è successo, chiaramente per una malattia così grave sarà stato un stilicidio per te, un figlio, vedere un figlio così. E poi ti dice, verrà ancora di là, che lui dà segno della sua presenza, verrò ancora, sta dando un messaggio abbastanza lungo, verrà ancora di là, verrò ancora di là, come per dire che darà segni della sua presenza, verrò ancora di là, verrò ancora di là. Ok, perfetto. Ma lui dice, sì, sto aiutando tante mani, anche se prego di andare lì. Che lui sta, però devi stare ancora lì, quindi devi fare ancora tanto del bene qui. Allora, qui secondo me in un'altra frase dice sto bene, poi dice qua un po' arrabbiato e dice Raffaele, sto bene, un po' arrabbiato Raffaele, ok, Maria dice sì, ne avevo bisogno, eh sì, ok, sto bene, un po' arrabbiato Raffaele, stanno continuando a arrivare messaggi anche di altre conferme che sono arrivati. Sto bene, un po' arrabbiato Raffaele. Sto bene, un po' arrabbiato. Raffaele. Oh, ecco, Marisa, il mio figlio Raffaele, perfetto. Ok, il tuo. Raffaele, è un nome poi bellissimo, Raffaele. Sto bene, un po' arrabbiato, Raffaele. Bene, Marisa, andiamo avanti. E ti dice, dice cerca su, come per dire, guarda sempre in alto, cerca su. Anche qui esorta, capito? Cerca in cielo, no? Perché probabilmente tu devi fare un percorso, capito, un pochino più impegnativo. Forse lui ti sta richiamando su questo, no? Cerca su, cerca su. Dice un po' arrabbiato, no? Forse non è proprio contento di non so, adesso capito, non so i meccanismi, però forse può darsi che tu. Il percorso che stai facendo non è quello che lui desidererebbe per te, vorrebbe che ci cerca su, come per dire, non guardare le cose della terra, guarda in alto, cerca su. Ecco, forse di che tu cerchi il tuo dolore, qualcosa, un significato, come diceva prima Stefania, no? Più alto, più spirituale, anche nel dolore, capito? Invece che magari uno chiaro che davanti a queste disgrazie si annichilisce, capito, su se stesso può. Non fare questo percorso, può rinnegare qualsiasi cosa, può non credere più neanche che ci sia un Dio, capito? Non so, adesso io non conosco la tua vita, ma se ti dice questa cosa, probabilmente ti sta richiamando su questo cercare su, capito? Però dice sto bene, quindi non è che, capito? Probabilmente vorrebbe qualcosa di più. Vediamo un po'. Vedi, perché tu di Marisa dice perché io non riesco a aprire il mio cuore, non riesco ancora ad aprire il mio cuore, che Marisa è comprensibilissimo, cioè non c'è nessun giudizio in quello che ti dico, però mi dice, Marisa dice ha ragione, quindi sa, lui sa quello che hai nel tuo cuore, vedi, quando loro dicono una cosa è difficilissimo che sbaglino, no? Quindi ti sta esortando a guardare su, no? Guardare oltre tutto questo che è successo terribile, ecco, è quello che ti voglio dire. Adesso facciamo un'ultima perché sono già 2 ore, quindi facciamo un'ultima perché vogliamo ancora un po' di spazio. Vediamo.
saluti almeno. Che c'è sempre un motivo quando dico una cosa. Quindi ok. 5, dove ok. Infatti poi dice, bisogna andare lì, come vedi, bisogna vivere, no? Bisogna andare, cioè andare nel senso spirituale, capito? Maria mi dice, Ilde, io qui do la certezza del tuo messaggio, ho chiesto se a lui fa piacere quello che sto facendo e se domani veniva con mio fratello al convegno, mio Dio ha risposto, Maria ti stupisci? Io no, non mi stupisco. Perché ogni pensiero che noi facciamo nell'altra dimensione, i nostri cari, arriva immediatamente. Fidati, anche prima con Stefania, vedi che lei quando ha chiesto se c'era col fratello e suo figlio è arrivato col nome del fratello. Fidati, è così, è così, è così. Capito? Quindi vado avanti. Bisogna andare lì, quindi camminare, no? Continuare. Ok. E infatti bisogna andare lì tutti insieme, ecco, e quindi vedi, è un messaggio, bisogna andare lì tutti insieme, forse è un messaggio per tutti, bisogna andare lì tutti insieme, cioè che tutti uniti dobbiamo andare avanti, no? Aiutarci e far possibile, tutti insieme. Come dire, dobbiamo vivere, no? Tutti, bisogna andare lì, dobbiamo camminare, dobbiamo vivere, no? Comunque, tutti insieme. Cercando di aiutarci, no? Quello che stiamo facendo questa sera, quello che ha fatto Stefania con la sua testimonianza. Prepararsi per il cielo. Guarda, ci stanno facendo una frase conclusiva di saluto. Prepararsi per il cielo. Cioè, vivere la nostra vita, esatto, come una preparazione per quello che sarà dopo, no? Prepararsi per il cielo. Sentite un attimino. Prepararsi per il cielo. Bellissimo. Prepararsi per il cielo. Ok. Quindi è un insegnamento per tutti, no? Bisogna andare lì, quindi bisogna vivere tutti insieme, prepararsi per il cielo. Aspettate un attimo, che sia una frase fortissima. Allora, sì, dice. Allora dice, Dio, ci stanno dando un insegnamento, secondo me, dei maestri. Dio ancora c'è, ok? Dio ancora c'è, e poi si sente fortissimo. Attaccato, pensa luce. Bellissima. Dio ancora c'è, pensa luce. Sentite come si sente bene, eh? Dio ancora c'è e poi subito attaccato ve lo faccio sentire, pensa luce. Sì,
Sentite qui, sentite, pensa luce come è venuto fuori bene. È una voce questa, io ho fatto un fruscio, è venuto fuori una voce, non so, veramente è fortissima. Pensa luce. Sentite, pensa luce, si sente benissimo. Da un fruscio è venuta proprio una frase che si sente proprio a sé, con una voce. Quindi Dio c'è, pensa luce. Sentite come si sente bene? Bellissimo. Pensa luce. E dice, ancora vivo nei ragazzi. Quindi questo è un messaggio per tutte le mamme, secondo me, anche quelle che oggi stasera purtroppo non hanno ricevuto. Ancora vivono i ragazzi. Sentite che cosa straordinaria. Ancora vivono i ragazzi. Ok. Ancora vivono i ragazzi. Ok, ancora vivono i ragazzi, come per dire a tutte le mamme che non hanno ricevuto, di dire che i ragazzi ci sono ancora. Bellissimo, meraviglioso. C'è un Mattia qui, c'è un Mattia qui. Sta sgomitando. C'è un Mattia qui. C'è un Mattia qui. Ok. C'è un Mattia qui. C'è un Mattia qui. C'è un Mattia qui. Ok. Va bene, quindi Mattia. Dice, ti penso e grazie. Ti penso e grazie. Ok, è Mattia. No, non è Matteo, è Mattia. Ti penso e grazie. Se c'è qualcuno che è un Mattia, c'è un Mattia, non so, vedete un pochettino se c'è qualcuno che è un Mattia. Perché io sinceramente non riesco. Ti penso e grazie. Ti penso e grazie. Quindi l'ultimo messaggio. C'è un Mattia qui, ti penso. Ah, ecco qua la Mary. Vita mia, oggi sono 31 mesi che te ne sei andato. Ma Mattia è tuo, Mary? È tuo? Dammi gentilmente una conferma se puoi, se non ti chiedo troppo. Se ti torna il nome. Perché è scritto, vita mia, oggi sono 38 mesi che te... Ma questo Mattia è per te? Vediamo se mi risponde. Se la Mary mi dà una conferma, sì, eccolo qua. Sì, Mary dice di sì. Ok, allora c'è un Mattia qui. Ti penso e grazie. Senti, ti penso e grazie. Ti penso e grazie. Bellissimo, bellissimo. Coraggio. Ti penso e grazie. Bellissimo. Questo è l'ultimo messaggio. Bello, abbiamo fatto quasi mezzanotte meno 20, dobbiamo per forza chiudere, è stata una bella serata, devo dire, proprio bella. Ringraziamo il mondo dello spirito, ringraziamo tutti quelli che sono intervenuti, chi ci ha protetto in questa comunicazione. Ringraziamo Stefania, la nostra ospite, che ci ha portato la sua testimonianza così forte, così viva. E devo dire, tutti voi che avete partecipato. Chi ha ricevuto, sono stati dei messaggi tutti con le conferme, al momento non ce n'è neanche uno, ho ricevuto anche privatamente delle conferme, quindi assolutamente tutti a segno, come dico io, quindi va benissimo. Quindi io vi ringrazio, vi auguro una buona serata e andiamo avanti sempre col cuore, sempre. Un abbraccio grande a tutti, buonanotte e grazie di aver partecipato.